Siamo live. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Patrizia e ciao Alessandro. Ciao. Ciao Ale, ciao Franci. Ben trovati. Anche a te Patti, grazie mille. Siamo qui al nostro terzo incontro con Incontri Connessi e oggi abbiamo un ospite che conosciamo benissimo perché ci lavoriamo insieme da anni e lei è Patrizia Zanoni, insegnante della scuola primaria Dante Alighieri di Vittuone. Patrizia è insegnante dal 1980, ci raccontava di quando era supplente al post-scuola, che allora c'era proprio il post-scuola, credo dalle 2 alle 4:30, un orario del sì, tempo. Ma anche il dopo scuola, dopo scuola era proprio, diciamo, l'orario del pomeriggio, eravamo le maestrine del pomeriggio. E mi ricordo bene perché io facevo dopo scuola proprio in quegli anni. E poi di ruolo dal 1995. Lei è coordinatrice di plesso, quindi si occupa proprio del plesso Dante all'interno della scuola di Vittuone ed è referente del progetto teatro ed è il motivo per cui ci siamo conosciuti e del progetto Pace, che purtroppo quest'anno è andato online in maniera un po' ridotta, no, rispetto alle previsioni, ma ne parliamo dopo. Innanzitutto, Patti, come stai? Come stai vivendo questo momento? È un po' come tutti, insomma, abbiamo questo isolamento forzato e cerchiamo, insomma, di vivere un po' alla giornata, cerchiamo di vivere il qui e ora, come qualche mia collega dice spesso. E certo. Niente, penso che anch'io, un po' come tutti, ho fatto le mie fasi altalenanti, no? All'inizio pulizia della casa, igienizzazione tipo camera ospedaliera e vabbè, diciamo che è un rituale che comunque un po' mantenuto perché ti dà un po' di sicurezza dal punto di vista psicologico. Chiaro che poi, insomma, questo tipo di isolamento è pesante. Certo, è pesante. Ma una curiosità, Patti, noi partiamo sempre un po' dal personale, naturalmente, sì. Così per condividere un momento in cui siamo tutti negli stessi ritmi. Stefani, esatto. Volevo chiederti, ma come è organizzata la tua giornata rispetto proprio anche per poi introdurci nella professione da insegnante? Cioè avete ritualizzato dei momenti a livello professionale, a livello comunque di incontri? Ti dirò che non riusciamo a staccare mai, non riusciamo in realtà a avere un rituale. Ti posso dire che io ho cercato, c'è stato un momento in cui sono arrivata un po' al clou del super impegno, perché in realtà siamo sempre connesse tra di noi per organizzare il tutto, poi vabbè racconteremo meglio dopo. Certo. E ho cercato di ritagliarmi dei momenti anche per rilassarmi un attimo, a me piace molto dipingere, mi piace andare sul mio balcone e guardare le mie piante, quindi cerco anche di fare anche un pochino queste cose che mi sono sempre piaciute. Però fai bene, Patti, perché sentivo anche altre persone che lavorano in smart working o comunque connessi da casa, che il vero problema è che poi non ci si riesce più a staccare, che sì, non ci sono orari. È vero, è vero. Poi, tra l'altro, come ricordavi tu, il mio ruolo è un po' duplice, no? Nel senso che io, oltre ad organizzare tutta quella che è la didattica verso i bambini, e che comunque non lo fai mai da sola. Sì, è vero, io mi organizzo da sola le mie lezioni per le mie discipline, le materie che competono a me. Però è logico che per quanto riguarda la gestione della classe a distanza così, c'è sempre il confronto quotidiano, ma quasi 24 ore, con le colleghe di classe. Anche perché tu sei coordinatrice di plesso, quindi e hai poi, anche la necessità, no, di dover poi fare quest'altra, c'è quest'altra doppia mia versione, che oltre a interfacciarmi con le altre mie due colleghe di classe, mi devo interfacciare con tutte le colleghe del plesso. Certo. E anche con l'altra coordinatrice dell'altro plesso, perché comunque noi a Vittuone, come in molti paesi, abbiamo due scuole primarie e ovviamente si va in parallelo. Certo. Allora, Patti, vorrei dire, intanto per chi non conosce poi la realtà di Vittuone, che sono due scuole elementari, in questo caso stiamo parlando di due scuole elementari, e sì, più o meno spannometricamente di quanti allievi stiamo parlando rispetto alle due scuole, più o meno. Ma siamo così a spannometrica, infatti, perché non ho più davanti la tabella, sì, siamo sui 250 bambini. Ok, poco più, 250 poco meno. Bambini. Per plesso.
complesso. Quindi più, in totale un 500 bambini, insomma. Gestite, sì, noi della primaria. Io volevo entrare proprio con questa domanda, cioè quali fasi sta attraversando in questo momento la vostra didattica? Cioè come sta proseguendo il lavoro con i bambini, proprio a livello concreto, pratico? Allora, a livello concreto pratico, diciamo che questa didattica a distanza ha subito un po' di fasi diverse, come potete immaginare, cioè ci è capitata tra capo e collo questa cosa di cui non ne potevamo immaginare nemmeno l'imminenza, e fortunatamente siamo un po' nell'era della tecnologia, no? E quindi abbiamo cercato di sopperire immediatamente con quello che si poteva mettere in campo, ognuno con le proprie capacità, e soprattutto tenendo presente che ognuna di noi si deve interfacciare con una classe che ha una realtà diversa da un'altra, e soprattutto all'interno stesso della classe ci sono tante piccole realtà che sono appunto le famiglie con le quali noi abbiamo il rapporto ormai quotidiano. Certo, certo. Allora, all'inizio, quando c'è stata la chiusura della scuola, abbiamo, diciamo, tenuto i contatti con i rappresentanti di classe in modo molto stretto, tutti, quasi penso di poter parlare un po' veramente a livello generale, abbiamo inviato dei lavori un po' di esercizio, di esercitazioni, di rinforzo ai bambini su cose naturalmente che loro già conoscevano. Poi col protrarsi di questa chiusura si è reso invece necessario organizzare un lavoro più programmato, proprio ben dettagliato. Quindi in realtà adesso poi andremo a approfondirlo più avanti, è stato anche per voi un bel divenire, nel senso di dire piano piano capiamo che cosa fare. Ma all'inizio voi speravate in una riapertura o avete pensato da subito che la situazione fosse molto complicata? No, assolutamente abbiamo capito, poi vabbè, diciamo che noi siamo qua in Lombardia, per cui siamo state una delle prime regioni colpite pesantemente, per cui la realtà è stata subito realtà, cioè ci siamo resi conto che sarebbe stato un periodo lungo. Però ovviamente, come dicevo prima, non essendo preparati, abbiamo proprio avuto un divenire, come stavi dicendo tu, ma ancora adesso è tutto in evoluzione. Certo. Nel senso che poi abbiamo incominciato ad organizzarci meglio, noi peraltro tutte le settimane sul nostro registro elettronico, perché ormai tutte le scuole hanno un registro elettronico, entriamo e registriamo le attività che facciamo, ovviamente a distanza, e quindi segniamo tutte le varie cose che durante la settimana sono state fatte. A differenza di prima, che la programmazione la facevamo in modo anticipato, adesso noi registriamo le attività alla fine della settimana, perché durante la settimana, in realtà, parlando poi anche con la nostra dirigente che ha capito perfettamente la situazione, non è che puoi magari veramente riuscire a fare tutto quello che ti programmi, no? E allora abbiamo preferito mettere un consuntivo a fine settimana di quello che realmente viene fatto. E quindi niente. No? E senti, infatti, hai detto che avete iniziato facendo appunto, contattando i rappresentanti e cercando magari di tenere i contatti. E adesso invece nel concreto come svolgete le lezioni? Con quali strumenti? Come vi seguono i bambini, i genitori? Allora, diciamo che, ecco, vabbè, noi parliamo di una fascia d'età in cui naturalmente tutto quello che i bambini fanno hanno bisogno della famiglia alle spalle, no? Certo. Ce lo dicevi prima che in realtà poi per ogni fascia d'età naturalmente dovete rimodulare le proposte, perché sei anni per dire... Abbiamo a che fare con dei bambini che vanno dai 6 a 10 anni, quindi è tutto completamente diverso. Quello che propongo io ai miei bambini che sono di una classe terza, tanto per intenderci con chi ci sta ascoltando, ovviamente non può andar bene per bambini di 6 anni che sono a metà della classe prima, no? Certo. Mi sono persa, cosa stavo... Ci stavi dicendo questa cosa che partivate dalla differenziazione di età e dalla consapevolezza del bisogno di avere aiuto dei genitori, chiaramente, sì, no? Esattamente, infatti quindi all'inizio abbiamo chiesto veramente, ci siamo appoggiate più che chiesto, ci siamo appoggiati veramente tanto ai rappresentanti di classe che si interfacciavano loro in un primo momento con i genitori. Poi quando abbiamo visto che in effetti la chiusura si prolungava così come avevamo intuito,
abbiamo invece iniziato a raccogliere noi tutte le mail di questi genitori che ci hanno appunto concesso di condividere con loro la quotidianità. Quindi cosa facciamo? Diamo quasi quotidianamente i lavori, dico quasi perché dipende poi dall'organizzazione, dalle classi, dall'età, come si diceva prima. Diamo i lavori da fare perché abbiamo iniziato ad avere anche la necessità di proseguire con la programmazione, non soltanto con le cose che già i bambini sapevano fare e non solo esercitazioni. Quindi si sono anche iniziate ad introdurre degli argomenti nuovi e lì è stato veramente doloroso perché perché Patti, questi argomenti nuovi, quali strumenti usate per comunicare ai bambini? Fate dei video, usate Classroom, guarda, usate le lezioni streaming? Questo è un tema, Patti, perché io ho letto un sacco di commenti in giro, articoli di famiglie in grandissima difficoltà nell'organizzazione delle lezioni, ma anche stessi appunto insegnanti che avevano grandi difficoltà sugli strumenti da usare, quindi come diceva Francesca, insomma, ecco. Ma guarda, devo dire la verità che gli insegnanti sono una categoria un po' particolare, no? Noi siamo un po', io amo sempre dire che siamo un po' pazzerelli come i nostri bambini, nel senso che poi si scatena tra di noi un senso di condivisione, collaborazione che credo che nessuno se lo possa immaginare, se non i familiari dei vari insegnanti, no? Certo. E quindi niente, noi abbiamo incominciato, come dicevo prima, H24 contatti tra di noi. Come si fa a fare questa cosa? Tu che sai, sei più tecnologica di me, insegnami. E quindi niente, abbiamo incominciato ad ingegnarci. Quindi, a parte che il web fortunatamente offre tantissimo, certo. Non lo so, tu ci parlavi di gruppi, addirittura di solidarietà. Sì, guarda, sono nati veramente in una maniera esponenziale. Cioè, io, per esempio, sono iscritta, perché così si dice, a una pagina Facebook in terza. Però ce ne sono anche altre, anche di arte. Per esempio, io insegno anche arte immagine, per cui anche lì ognuno di noi suggerisce, mette idee, chiede, chi è in difficoltà chiede, qualcuno mette a disposizione il proprio lavoro, le proprie idee. Ma perdonami Patti, questi sono pagine anche accessibili ai genitori o tu le consegneresti più alle professioniste, agli insegnanti? Sono proprio, diciamo, suggerimenti che tra di noi veicolano tra insegnanti, in modo tale. Certo. Sì. Sì, sì. Poi va bene, queste naturalmente sono pagine Facebook che magari uno mi sente e dice ma che cosa dice questa, si basa sulle pagine Facebook, però tra di noi ci passiamo tanti aiuti e tante informazioni. Ovvio che invece dal punto di vista proprio scolastico sono anche lì partiti una valanga di corsi, webinar che noi abbiamo più o meno fatto, anch'io ne ho fatti alcuni, dove ci aiutavano a capire meglio quali strumenti usare, tornando a quello che diceva Francesca prima. Scusa se interrompo, sai anche perché te lo chiedevo? Perché io, avendo due figlie, vedo che usano migliaia di strumenti diversi. C'è chi usa Meet, chi usa Zoom, chi fa le interrogazioni Skype, poi guardano i video, poi si connettono a tutte le ore. Quindi mi domando, ma c'è una regola? Avete delle regole da seguire? Oppure no, andate a sentimento. Noi alla primaria non possiamo permetterci delle regole troppo ferree, prima di tutto perché dobbiamo, noi abbiamo sempre una cosa da tenere in considerazione, che questi bambini in qualsiasi strumento usino per connettersi o per mettersi comunque in comunicazione con noi, lo fanno attraverso le famiglie. Quindi comunque noi cerchiamo di, magari abbiamo anche noi usato Meet, parlo per me personalmente, la mia classe, in un paio di occasioni, poi magari se vuoi te le racconto, però ci siamo prima messi d'accordo con i genitori, perché ovviamente
un bambino di 8 anni non fa queste cose da solo, no? Assolutamente. Che ci dicevi, in realtà poi c'è stata una grande confusione all'inizio anche sulle possibilità, che tipo di mezzi o piattaforme usare per connessioni. Ma più che confusione, più che confusione, anche attualmente i docenti si stanno appoggiando alle varie piattaforme che esistono sul web e che permettono questa comunicazione, come quella che stiamo facendo noi adesso, no? Certo, è chiaro che ci sono delle piattaforme molto protette dal punto di vista proprio della privacy, perché stiamo parlando di minori, e diciamo che quella più accreditata da questo punto di vista è sicuramente la Google Suite. La nostra scuola si sta appunto in questi giorni, per esempio, sta mettendo a punto tutta questa organizzazione nel nostro sito scolastico. E, è chiaro che però tutti i vari docenti che hanno usato, come diceva prima Francesca, chi Meet, chi Zoom o Skype, sicuramente hanno chiesto alle famiglie la possibilità di accedere, no, con i propri figli a questa organizzazione, a questo tipo, a questo strumento, insomma. È chiaro. Ci sono degli aiuti per chi non ha a disposizione mezzi per accedere al web previsti dalla scuola, che tu sappia, si possono richiedere dei dispositivi. Ma guarda, io personalmente sono stata contattata dalla nostra dirigente nelle settimane, poche settimane fa, perché c'erano nella scuola a disposizione dei personal computer portatili inutilizzati perché la scuola era chiusa, e quindi ci ha fatto fare una sorta di sondaggio per vedere se c'erano delle famiglie che avevano bisogno di avere un portatile a casa per intervenire con questa didattica a distanza, perché sai, avere la linea internet sul cellulare permette comunque di interagire, vuoi WhatsApp, vuoi una mail, riesci ad avere la connessione, però avere un computer è sicuramente tutta un'altra cosa. E quindi noi siamo intervenuti in questo modo. Per esempio, ho visto anche che il sindaco del paese qua vicino a noi ha avuto la possibilità, tramite il Bennett, adesso magari ho detto una cosa che non potevo dire, hanno avuto in omaggio dei tablet per alcune famiglie che ne avevano bisogno. Penso che più o meno le varie scuole si sono un po' attivate in questo senso, ecco. Certo. Com'è che state, rispetto sempre a questa problematica, tra virgolette, di connessione che possono avere sia le famiglie dal punto di vista proprio della gestione, ma anche semplicemente appunto per i mezzi che hanno a disposizione, com'è che si sta attuando in questo momento la relazione con le collettività dei genitori, come state procedendo in questo senso? Guarda, inizialmente tutto è partito con il banalissimo WhatsApp. I genitori, i rappresentanti, tramite il contatto con noi, tenevano appunto le famiglie informate su quello che bisognava fare, eccetera. Poi noi abbiamo fatto una raccolta di mail, come dicevo prima, e oramai mandiamo noi ai genitori. Però è chiaro che, come dicevamo prima, e anche voi appunto facevate presente, non tutte le famiglie possono avere una postazione di computer da poter utilizzare, no? Potrebbero anche esserci dei genitori che lavorano sul computer e magari ne hanno uno e non possono condividerlo con i figli, con tutti quanti che ne avrebbero bisogno in famiglia. E quindi diciamo che più o meno sempre attraverso i rappresentanti si cerca di capire qual è la realtà della classe, e a volte, perché poi mano a mano che siamo andati avanti siamo entrati anche in una fase di restituzione dei lavori. Certo. Perché se io assegno dei lavori a casa voglio anche vedere che cosa hanno fatto per capire se hanno capito. Certo. È chiaro che noi teniamo presente sempre che c'è la famiglia che dà una mano, ci mancherebbe altro, ma va benissimo così. L'importante però è vedere che questi ragazzi si impegnano e continuano a fare qualcosa. Perché tu dici mantenere comunque, l'importante è mantenere una connessione, una costanza. Mantenere il contatto, lavoro, no? Sì, certo, perché poi appunto o tramite mail o anche tramite cellulari, noi cerchiamo in tutti i modi di mantenere i contatti, perché non siamo così fiscali. Tenete conto che, per esempio, non so, i nostri colleghi di sostegno
insegnanti di sostegno stanno facendo un lavoro molto personalizzato, quindi anche telefonate, videochiamate con i ragazzini che Ma hanno dei infatti, bisogni questa era speciali. una cosa che ti volevamo anche chiedere dopo, però volevo restare un attimo sul ruolo della famiglia. Sembrerebbe che in questa condizione, no, in cui i ragazzi, i bambini sono a casa, io vedo, parlavi di condivisione del computer, noi in casa ci dobbiamo condividere il computer in fasce orarie, perché Lo comunque so. sì, alcune cose non le puoi fare al telefono col tablet e quindi ci dividiamo postazioni varie. Però mi sembra che in questo contesto il ruolo proprio dei genitori sia ancora più importante, perché Certo che lo è. ecco, come sta cambiando e cosa succede quando un genitore non è presente? Avete bambini che non sono presenti, che non riuscite a contattare, no? Qual è il ruolo che com'è cambiato della famiglia rispetto proprio al long Il ruolo della covid? famiglia è cambiato e è cambiato nelle famiglie in cui sono riuscita a cambiare, nel senso che diciamo che comunque la maggior parte delle famiglie a casa hanno capito che adesso è fondamentale il loro supporto ai ragazzi. Cioè, senza di loro noi li avremmo persi completamente, perché la nostra fascia d'età è impossibile pensare di avere una connessione internet come i ragazzi delle superiori che fanno tutto da soli, no? Le videochiamate, le interrogazioni, eccetera. Anche noi abbiamo delle colleghe che hanno la duplice veste come te, che sono mamme e devono dividersi il computer con i figli che devono seguire la lezione, no? Online. Ecco, Ma noi non ecco una abbiamo. cosa, infatti, scusami se entro, adesso una cosa che mi interessava, magari poi i genitori già lo sanno, ma ad esempio io ho un corso a Milano che sto gestendo da qua, in qualche modo faremo dei piccoli interventi con un mio collega, e loro mi dicevano che hanno anche delle connessioni in orari pomeridiani anche dopo le 16:30, succede anche questo. Voi come orari rimanete abbastanza all'interno degli orari scolastici, concordate con i genitori? Com'è che sta succedendo questa cosa? Ero curioso anche di Ma questo. ti parlo per noi della primaria. Certo, Noi, non, noi lo faccio capire. normalmente mandiamo, diciamo, i lavori alla mattina, e oramai, diciamo, anche per esempio la mia classe lo sa, ci alterniamo un po', io e la mia collega, perché abbiamo tante materie e quindi ci alterniamo un po'. Diamo alla mattina mandiamo la mail con i lavori che i ragazzi devono fare, a volte sono per il giorno dopo, a volte diamo per 2 o 3 giorni di scadenza, cioè non siamo così fiscali nell'orario, ecco, in modo Certo. tale che appunto a casa si possano organizzare, anche perché adesso magari alcuni genitori sono a casa entrambi per via della chiusura più restrittiva che è stata posta dal governo. Inizialmente nelle prime settimane molti lavoravano, quindi Certo. non è che si poteva dare una scadenza molto ristretta e diciamo riservata nei tempi. Io, Certo. guarda, interrompo perché vedo un commento di Jennifer, che è un'insegnante che segue la scuola media di Corbetta nelle lezioni in preparazione al CET. E lei dice proprio che, secondo la sua esperienza, le lezioni a video in tempo reale sono indubbiamente le più coinvolgenti. Ah sì, Forse sicuramente. dipende anche dalla fascia di età, no? Tu dicevi Certo, che perché l'attenzione. la scuola media sicuramente cioè hanno un'età in cui possono interagire in modo diverso. Noi, per esempio, abbiamo incominciato ad usare Meet di Google, anche perché farà parte poi della Google Suite che a brevissimo, in questi giorni, la nostra scuola sta appunto mettendo a punto. E con i nostri ragazzi abbiamo fatto un paio di videoconferenze, chiamiamole così, una di proprio di saluti, di un abbraccio così virtuale in generale con loro e le famiglie, poche settimane dopo la chiusura, e poi ci siamo dati un altro appuntamento, in un'occasione un po' così scherzosa, se vogliamo, abbiamo fatto un po' dei quiz, ma non possiamo dire che è stata una vera e propria lezione, perché li stiamo gradualmente abituando all'uso, non Certo. so, del Ma io microfono. credo, Patti, che
ci sia, come diceva Francesca, anche in questo momento più che mai, no? Allora, i genitori ovviamente hanno sempre un ruolo molto importante, chiaramente, no? Però forse in questo momento più che mai voi immagino abbiate bisogno della presenza dei genitori, dei genitori che in qualche modo vi possono corrispondere da casa con un aiuto anche nel tenere sotto controllo la situazione, no? Ah Perché sì, dicevamo certo. stamattina che voi come insegnanti avete perso un po' quello strumento dell'ambiente che vi dà la possibilità di avere un po' il controllo dei bambini, Eh della sì, cioè situazione, no? la quotidianità permette a noi comunque di interagire direttamente. In questo modo no, quindi noi che cosa possiamo fare? Mandiamo la restituzione del lavoro a casa con i vari commenti, le varie correzioni, chiediamo di farci sapere se ci sono necessità di interventi mirati, spieghiamo le varie cose, però è chiaro che se la famiglia a un certo punto sparisce, diciamo così, noi perdiamo Posso contatto. chiederti, a voi è successo nella vostra esperienza di avere delle problematiche dove delle famiglie hanno fatto fatica e Ma stanno facendo fatica a rispondere a ti questo aiuto? riferisci a in questo momento della didattica In questo distanza? momento della didattica online, per voi c'è Ecco, in una questo momento difficoltà oggettiva di della andare a recuperare alcuni allievi, di andare a prendere, di didattica. andare a mettere insieme i gruppi? Eh sì, è un po' difficoltoso, cioè si aggiunge all'organizzazione, alla rimodulazione della nostra didattica, si aggiunge anche questo problema, nel senso che noi dobbiamo veramente fare un'opera capillare di andare a tampinare, diciamo così, le famiglie che vediamo magari poco presenti. In questa fase, per esempio, in questa settimana, per esempio, stiamo approntando nella nostra scuola il regolamento proprio di questa didattica a distanza e all'interno del regolamento esiste anche una parte dedicata alla valutazione. E allora, la valutazione è chiaro che non potrà essere una valutazione come quella che si faceva nella scuola in presenza, chiaramente, dicevo prima, soprattutto per noi della primaria, è più a livello di impegno. È una valutazione molto formativa, non può essere una valutazione specifica come quella di prima, no? È Sì, qualcosa anche perché moltissimi se lo di stanno chiedendo questo, eh. particolare. Esatto. Però, proprio per questo noi adesso stiamo facendo una sorta di ricognizione, stiamo cercando di capire quali sono le famiglie che sono, tra virgolette, sparite, di cui non abbiamo avuto più contatti e cercheremo, insomma, di segnalare questa necessità di riprendere un aggancio, perché, come dicevo prima, non è vacanza, purtroppo, non possiamo permetterci che questi ragazzi non facciano niente, perché non sappiamo la scuola se riprenderà, quando riprenderà, e sarebbe un periodo di stop troppo lungo. Ok. Certo, e ascolta Patti, proprio rispetto a questa cosa, non so se la scuola riprenderà, quanto riprenderà. Si diceva che forse l'anno sarà abbonato a tutti, forse sarà validato, non validato, hanno fatto 200 giorni, non li hanno fatti. Cosa succede? Cosa ci Beh, puoi i dire? 200 giorni oramai sono persi, cioè per avere un anno scolastico validato servono i 200 giorni come minimo, no? Di frequenza proprio. Quindi escluse le varie vacanze, esclusi i ponti, devono essere 200 giorni effettivi di lezione, che non abbiamo più. Abbiamo bellamente Tu dici superato ciao già la adesso, scuola. Sì, ciao, nel sì. senso E non le quindi riprenderete. promuoviamo tutti i bambini, i ragazzi, i Allora, bambini. noi aspettiamo delle direttive precise dal punto di vista ministeriale. Il MIUR in questo senso ancora non si è espresso perfettamente, però devo dire che, come tutti i colleghi sanno, nel DPCM uno dei primissimi che era stato appunto emanato già diceva che l'anno scolastico sarebbe stato validato in ogni caso, anche se non si fossero raggiunti i 200 giorni. Poi, rispetto alle Ok. bocciature e alle promozioni, quello non te lo so dire. È tutto Eh completo, però sì, è una tutto in cosa mi divenire. viene da dire che magari adesso faccio un po' il malizioso, che ci siano delle famiglie magari che prospettandosi in qualche modo la possibilità di passare l'anno siano un po' superficiali su far mettere magari i bambini in un impegno, no? Può essere anche questo, eh? È la mia Guarda, supposizione un non po' lo maliziosa so, magari, Patti. non lo so, tutto ci sta, tutto ci sta. Purtroppo noi non siamo nella testa delle famiglie, noi più che continuare a rincorrerli e a far capire loro l'importanza comunque di mantenersi in attività. Poi,
se va bene o se va male il lavoro fatto dal bambino, poi interveniamo noi. L'importante è che qualcosa facciano. Ma sai, Patti, volevo anche dirti un'altra cosa che succede nella scuola superiore, no? In cui magari la performance degli studenti è valutata sempre dagli Sì. insegnanti, no? E prima e fanno le verifiche online e chiaramente lì il ruolo del genitore è ancora più importante. Tante, perché loro, gli insegnanti, fanno un discorso di fiducia ai ragazzi, no? Perché puoi immaginarti uno schermo come si possa riempire di post-it o Certo. di qualsiasi altra cosa, no? Quindi il ruolo del genitore è ancora più difficile da esercitare, in questo caso. Sì, diciamo che questa esperienza sta mettendo un po' a dura prova in tanti, se, come dire, è veramente a larga scala, no? Questa prova che ci sta sottoponendo Sì, questo virus. ci sono tante situazioni poi anche, no, anche tra di voi. Oggi, mentre ci chiacchieravamo per preparare questa diretta, c'è stata da parte anche nostra la curiosità sul mondo del precariato scolastico, che magari non è di ruolo. Com'è che stanno lavorando anche queste persone? Nel senso, le supplenti, le insegnanti che fanno poi sostegno a bambini con varie tipologie di problemi. In questo momento com'è che si stanno organizzando, si sta operando, prendono lo stipendio, vanno avanti. Beh, sì, i supplenti, i precari che sono in servizio sono rimasti in servizio perché ti faccio un esempio banale: se una collega è in maternità, la supplente non può essere, tra virgolette, licenziata per questa emergenza sanitaria perché altrimenti la classe rimarrebbe senza nessuno che li possa seguire. Certo. Quindi i precari mantengono il loro posto e vanno avanti come noi a fare la didattica a distanza, ovviamente. Poi Certo. mi chiedevi dei docenti di sostegno. I docenti di Sì. sostegno, lo accennavo un attimino prima, loro hanno un ruolo molto importante. Ci aiutano sia con i bambini DVA, ma anche con i bambini magari con delle fragilità particolari. E quindi praticamente loro cosa fanno? Si interfacciano a volte in modo più frequente, in modo anche diretto, con telefonate, se vuoi, videochiamate. Ci aiutano a facilitare dei lavori per questi bambini. Se noi facciamo, non so, mi viene in mente una spiegazione di un lavoro di geografia, possono fornire loro una mappa concettuale facilitata, un aiuto con una verifica facilitata, perché anche noi le verifiche le facciamo. È chiaro che sono verifiche che i bambini fanno, noi sappiamo che hanno lì il libro a disposizione, ma va benissimo. Perché anche rispondere a delle domande scritte, perché per ora, ripeto, perlomeno noi siamo ancora un po' in questa fase, Sì. anche rispondere a delle domande scritte di un lavoro fatto di geografia col libro lì davanti, per me va benissimo, perché vuol dire che se non l'hanno fatto prima quell'argomento, sono costretti a farlo in quel momento per rispondere a me. Quindi è comunque uno stimolo, capisci? Capisci? Cioè Certo, non è la verifica in sé, cioè noi la chiamiamo interrogazione scritta, però in realtà è anche quello uno stimolo per andare avanti, per certo. non Ma fermarsi. senti, ma Patti, tu come li senti i bambini adesso che scrivi, che hai una connessione anche con loro e non solo con i genitori, con i rappresentanti? Come stanno vivendo questo momento? Ti hanno detto che gli manca la scuola, che hanno Ah, voglia sì. di tornare? Allora, noi abbiamo fatto praticamente, come dicevo prima, un paio di incontri con Meet e loro sono contentissimi, non vedono l'ora di farne altri. La chat si riempie di saluti quando ci troviamo e poi, vabbè, è carino vedere che adesso, per esempio, in molti si stanno lanciando a rispondere alle mail direttamente loro, no? Sicuramente i genitori gli preparano il computer o il tablet, adesso non so bene cosa possano usare. E allora ti rispondono loro: ciao maestra, ti mando questo, mi è piaciuto il lavoro, quello dell'euro, mi sono divertita con il mio salvadanaio, tutte queste cose qui, no? È carino vedere che cominciano insomma a lanciarsi anche loro. Certo. Infatti, guarda, infatti è la stessa cosa che se leggo adesso dal commento di Jennifer, che dice proprio che dal suo punto di vista lei è felice di vedere che i ragazzi di tutte le età, dalle elementari, medie e superiori, partecipano con interesse.
e non sembrano perdere motivazioni nelle lezioni. Poi aggiunge, è vero che lei farà dei corsi di inglese che spesso sono fatti per scelta e quindi magari sono un po' più motivati delle altre materie, però tu confermi invece che c'è motivazione e desiderio. Ma sì, diciamo che la maggioranza di questi bambini hanno alle spalle delle famiglie che appunto li spingono, no? Li supportano, perché il ruolo educativo del genitore viene prima di tutto. E se la famiglia è presente, noi abbiamo già vinto. Altrimenti il nostro lavoro è veramente faticoso, per questo insomma tutto il discorso che facevamo prima. Però sì, è vero, questo periodo ha, come dire, messo in gioco delle nuove forme di vicinanza, no? anche da lontani. Ed è bello questo, anche questo, insomma. Certo, ma senti, c'è curiosità dei bambini, magari insomma della tua età, quindi della scuola primaria, verso i nuovi mezzi, no? Magari per loro è anche divertente e curioso mandare una mail, vederti al computer. Ti dico questo perché a volte noi mandiamo, sai, nei corsi di danza, di teatro, dei video degli insegnanti che salutano, e i bambini rispondono, no? Rispondono al video. Sì, sì, è vero, no? Infatti ti dicevo prima, loro hanno voglia, quando noi diciamo, magari facciamo sapere prima, no? Che vogliamo organizzare un appuntamento su Meet, la rappresentante, oppure magari la mamma, quando ti risponde alla mail di un determinato compito, te lo dice, ah, bene, bene, non vedono l'ora, no? E quindi, insomma, così, sì, è vero, hanno proprio questa voglia. Manca comunque la quotidianità, la vivacità dei bambini, la vita frenetica a scuola, è tutta un'altra cosa. Però insomma, sì, questo abbiamo, okay, ce lo dobbiamo far andare bene. Beh, guarda, io ti dico, personalmente parlando, trovo che la scuola sia, poi dico una banalità, ma la dico un po' il motore, no, di un paese, cioè laddove la scuola funziona, laddove la scuola va, andiamo tutti, laddove la scuola si ferma, ci fermiamo tutti. Se ci pensi, un esempio è stato proprio eclatante questa problematica del virus, no? Si è fermata, sì, la scuola, si è fermato il paese, pian piano, no? Sì, è vero. Devo dire che secondo me, dal punto di vista psicologico, il fatto che la scuola comunque, magari con delle difficoltà iniziali, magari anche con delle forme variegate, a seconda appunto di quello che uno è capace di fare o che può fare, certo, ha comunque tenuto, secondo me ha fatto da collante. Cioè, in che senso, Patti? Sono curioso. Se ha fatto da collante, perché comunque, se pensi che se noi avessimo chiuso i battenti, punto e stop, senza nemmeno la didattica a distanza, pensa a questi bambini. Mentre sì, invece dici, in realtà l'abbiamo... Siamo riusciti a tenere il gruppo, a tenere i contatti col gruppo, in questo senso abbiamo fatto da collante. E ognuno di noi con la propria classe, in tutte le classi d'Italia, tu pensa se invece questo non fosse stato attivato. Penso che i bambini già, poi con le restrizioni di non poter uscire, eccetera, diventa veramente difficile. Chi vive in un appartamento non può scendere nemmeno in giardino? Sì. Perlomeno, insomma, ha un diversivo. E poi sa che ha degli appuntamenti con i suoi compagni, sa che comunque può scambiare una mail con la maestra. Ieri chiedevo a una mia bimba come andava la sua faccenda dei problemi, perché per lei il problema è sempre stato il tallone d'Achille, e mi rispondeva, no maestra, faccio questo, questo e quest'altro, mi raccontava molto sinceramente, e quindi poi lì, no, sempre a fare coraggio, a sostenerli, a dare insomma pillole di autostima a tutto spiano, per averli sempre con noi, ecco. Ma certo, infatti, perché se tu pensi, cioè, la scuola è una parte fondamentale nelle ore di un bambino, no? Passano nella scuola primaria dalle 8 alle 4 e mezza. Quindi è chiaro che se gli togli quello, gli sposti tutta l'organizzazione proprio delle relazioni della giornata. Quindi diventa, cioè, è più che una colla, è proprio una necessità. Ma guarda, noi, ti ripeto, a livello di video lezione abbiamo più che altro mandato delle registrazioni di lezioni che loro potessero vedere, perché ci interessava che potessero rivederle, no? Certo. Per cui abbiamo mandato delle videoregistrazioni nostre che loro possono rivedere. Che poi, perdonami se entro, Patti, anche per voi è un mondo nuovo, no?
nel senso, come Cavoli. insegnante, che siete abituati dalla mattina alla sera ad andare in scena, parlo poi in maniera correlazionata al nostro mestiere di teatranti, però farlo in video immagino che anche per voi sia un mezzo Oh, totalmente guarda, nuovo, è cioè, no? molto molto nuovo. Tra l'altro, capire anche come organizzare, cioè allora preparati tutte prima le pagine davanti, fai tutta una lezione che loro possano capire, pensare bene che terminologia usare. Non, poi vabbè, non vi dico i primi video, no, no, questo fa schifo, buttiamolo Però fuori. Cioè, mi è venuto in mente tante volte. certo, ma tu pensi che rispetto anche sempre nella chiacchierata che abbiamo fatto prima della puntata, secondo me un tema interessante che tu portavi erano anche le quinte elementari rispetto al passaggio delle medie, questo tra virgolette buco di esperienza quotidiana della scuola. Secondo te potrà in parte influire? Mettiamo caso che la scuola, come io credo, parere personale mio, venga poi chiusa e verranno fatte tutte le manovre per portare a compimento formale l'anno scolastico. Però la quinta finisce a febbraio, le quinte finivano a febbraio, hanno finito a febbraio, si ritroveranno a settembre, no? Tu In dicevi prima tre. media. Questo secondo te sarà una difficoltà per loro, eh? Ma guarda, diciamo che la fortuna del sistema scolastico Sì. italiano è che comunque c'è questa organizzazione di continuità che è alla base del nostro lavoro. Quindi è chiaro che con un evento di questo tipo i docenti delle medie che si vedono arrivare ragazzi che adesso la butto lì, non hanno fatto le potenze, no? Perché c'è stato questo inghippo. Partono tutti dalla stessa base e vanno avanti. E viceversa, invece, c'è da dire che essendo proprio quelli di quinta l'ultimo anno più grandi, possono invece seguire delle lezioni già in modo più attivo, no? Rispetto ai Certo. nostri piccoletti. Quindi sicuramente loro avranno avuto modo di lasciare meno buchi, se vuoi, del lavoro che posso fare io nella terza, cioè Perché tu mi dici c'è una responsabilità rispetto all'età diversa e c'è una sicuramente responsabilità, anche ma una anche una, presenza, no? sì, ma anche la capacità stessa di usare il computer diverso, perché voi sapete benissimo che tecnologia informatica nelle scuole primarie si fa. È chiaro Certo. che un bambino di quinta, vuoi che magari comunque a casa è stimolato dalla famiglia, vuoi che comunque ha già fatto diversi anni a scuola e ha imparato determinate cose, e qua ovviamente si può mettere in gioco. Poi sapete benissimo che i ragazzi di oggi sono più bravi di noi in queste cose, Ah, su certe cose bagnano ci bagnano il il naso, naso. Sì, sicuro. E invece una difficoltà, perché non c'è sempre una discontinuità, è tra la terza media e la prima superiore, perché lì è vero, i ragazzi sono ancora più grandi, però sono anche in un'età in cui sono anche contenti di chiudere i libri e fare altro, no? lo so, lo so. Lì si potrebbero creare dei buchi che poi è difficile recuperare, no, alle superiori. Cosa ne pensi? Penso di sì, penso di sì. Penso anche che proprio per questo noi stiamo vedendo in questi giorni, appunto, come dicevo prima, il regolamento interno nostro che riguarda tutti gli aspetti della didattica a distanza. I docenti delle medie hanno invece bisogno di fare una valutazione molto più serrata, perché giustamente lo strumento è questo, cioè Sai sembra cosa? quasi che. Scusami, vai, vai, finisci, Patti, No, perdonami. dicevo, sembra quasi che l'insegnante è preso per quello che giudica, no? Sempre. Invece non è quello, è che purtroppo a volte quello è lo strumento e per certi ragazzi se non vedono il voto poco cambia, no? E allora Certo. anche in questa situazione penso di capire che i docenti delle medie, a maggior ragione anche quelli delle superiori, proprio perché l'età è un po' quella della. Magari antipatia verso la scuola, fuggirebbero volentieri dei loro Ah impegni. sì, ma guarda, banalmente io che sono sempre curioso, vado in giro per dei social anche per i ragazzi, TikTok, no? Adesso io Mamma mia. mi sto approcciando per vedere che roba è, perché tutti ne parlano, vado a vedere che cos'è questa roba qua, e ci sono tantissimi ragazzi, naturalmente più spostati dalle medie alle superiori, che fanno meme e ironizzano su Sì, come sì, sì.
su come gestire le lezioni, no? Tipo sì, io sì, che sì. sono davanti alla prof e chiudo l'auricolare per non fare la verifica, eccetera. Infatti vedevo anche un articolo di preoccupatissimo di chi in quinta superiore, dei quinta superiore, dei ragazzi, che dicevano, cavolo, ma questi ragazzi qua che tipo di maturità sosterranno quest'anno per arrivare poi alla preparazione di entrare in università? Tu, proprio a livello personale, Patti, che sono curioso, cosa ne pensi rispetto a un esame di maturità? Secondo te sarà più debole? Guarda, è una bella domanda. Posso avere un'altra domanda? È complicato. Dico. No, vabbè. D'altra parte, quest'anno, questo è l'unico strumento. Cioè, non è che possiamo buttare via quest'anno. No. Non possiamo buttare via quest'anno, guarda, io vedo di rimando, vabbè, a livello personale, la ragazza di mio figlio sta facendo gli esami dell'università online. Sì. Ne ha appena fatto uno, mi ha detto, cioè non mi ha dato un rimando di un esame facilitato. Certo. Mi ha dato un rimando di un esame con una difficoltà di connessione iniziale, perché c'è da mettere anche questo in conto, perché adesso siamo tutti online e ovviamente le connessioni magari ogni tanto non reggono, però d'altra parte quest'anno abbiamo da sperimentare questa fase, questa situazione. Chiaro che qua poi si fa appello alla responsabilità e alla maturità individuale e delle famiglie, perché io torno un po' sempre lì, cioè se poi uno ha lavorato bene, dopo 5 anni i suoi docenti ormai lo conoscono, no? Sentivo la ministra che appunto per questa difficoltà, questa emergenza, insomma, quest'anno gli esami di maturità saranno svolti con i membri interni. Ci sarà invece il commissario esterno per dare una garanzia di validità a tutta la situazione. Però giustamente chi meglio di me, che ho seguito 5 anni questo ragazzo, so come ha lavorato e so se questo esame è farina del suo sacco. Certo. Ricondurlo in qualche modo poi alla valutazione di un professore che l'ha seguito in questo momento è molto più efficace. È fondamentale, sì, perché sì, io sentivo anche rispetto a questa cosa della maturità. Poi torniamo più verso il tuo, naturalmente, a livello didattico. Della maturità sentivo la possibilità di fare l'esame interamente orale davanti alla commissione interna. Cioè, l'ho sentita anch'io questa cosa, però sinceramente poi non ho avuto modo. No, nemmeno io ho approfondito, però così a livello anche di salotto, un po' noi, di chiacchiera tra di noi, secondo me potrebbe essere una soluzione interessante. Anche certo, secondo me, perché sicuramente è più, ragazzi, più reale, veritiera una prova orale, cioè sei lì davanti, è vero che come dice Francesca mi posso riempire attorno di tanti post-it, di suggerimenti, però siamo sempre lì, bisogna anche essere capaci di copiare, di prendere lo spunto. Certo, siamo andati a scuola anche noi, no? Chi non ha mai provato a copiare un qualcosa nella sua vita? Tutti hanno avuto più o meno bisogno di... come invece a volte hai passato tu il compito ad altri, no? Io mi ricordo la mia prof mi diceva, la fila là in fondo ha fatto questo errore, Zanoni, è colpa tua. E vabbè. Ma quindi adesso voi anche rispetto ai, dicevi tu, il tema dei genitori che ogni tanto anche bonariamente aiutano i bambini, siete più morbidi perché non è la vostra urgenza in questo momento, dicevi Patti, no? Che ci sia... Allora, Ale, ci aiuto, aiuto. Certo, anche questo è una condivisione. Aiuto, cioè, allora, l'aiuto nel senso, mi siedo qui, guarda, devi fare questa cosa, l'hai capita, comincia a farla, poi vediamo se va bene, ti posso suggerire dove hai sbagliato, rifallo, ma che tu mi mandi un lavoro fatto completamente dalla mamma o dal papà. Un italiano da 35enne. No, ma guarda, io insegno matematica, ti potrei fare altri esempi, cioè, quindi capisci che... noi ragazzi li conosciamo, no? Sappiamo, come dicevo prima, quello della maturità sa se il ragazzo che ha davanti sta facendo un lavoro con farina del suo sacco o meno, e noi uguale, cioè, come diceva Francesca, noi li abbiamo a scuola 8 ore tutti i giorni, a volte noi sappiamo cose di famiglia che le famiglie non sanno,
Ma certo, perché insomma, comunque viene riscoperto anche il valore proprio degli insegnanti nel rapporto con l'allievo, in cui il genitore sì. è un terzo, che cioè, non fa parte di questo rapporto, è unico, no? È bidirezionale tra l'allievo e l'insegnante. Ma è giusto, cioè come noi facciamo parte della famiglia e non possiamo sostituirla in nessun caso, lo stesso loro non possono sostituire noi, cioè è poi la carta vincente è sempre quella del confronto e della collaborazione reciproca, reale e sincera e basata sulla fiducia reciproca, no? E allora lì, come dicevo prima, hai vinto, cioè se i genitori capiscono che tu non sei lì per essere contro di loro, ma per essere con loro nel percorso di crescita del bambino o della bambina, sei già a cavallo. Ma tu pensi infatti che si sia parlato a livello di media, sto dicendo, che si sia parlato un po' troppo poco della realtà scolastica e delle difficoltà che sta affrontando, oppure trovi che sia andato anche come notizia nel calderone? Perché io ovviamente sento che la priorità di tanti a livello personale, nel mio piccolo mondo percettivo da individuo, non sto parlando nel macro perché non sono non ho il dono della bilocazione, però molto spesso io, anche perché come educatore, anche come Francesca fa il mio lavoro, facciamo il medesimo lavoro, forse siamo anche più attenti alla scuola, ecco. Però, cavolo, sai che io non è che ne senta parlare così tanto rispetto a tutte le altre cose, eh? Beh, senti, l'emergenza è nata come un'emergenza sanitaria, voglio dire, io dico sempre bisogna portarci a casa la pellaccia in questo momento, quindi questa è la cosa che dobbiamo sempre tenere presente, che adesso in questo momento la salute è davanti a tutto, insomma, non vengo io a fare la morale su quello che vediamo, sentiamo, sappiamo e sembra che fortunatamente stia prendendo una piega un po' più positiva. Sì, male, no? Ecco. Però dietro al discorso della salute fisica c'è anche quella psicologica ed emotiva, che sicuramente anche lì non mi metto io a fare sermoni a nessuno, ma tutti lo sappiamo bene. È vero però quello che dici tu della scuola, non è che si è detto tantissimo, cioè al di là del chiuse le scuole, a casa tutti, questi bambini dove li mettiamo se dobbiamo andare a lavorare, come se la scuola fosse soltanto un parcheggio, inizialmente questi erano i commenti che giravano, no? Sì, ma è assolutamente vero, lo condivido anch'io, cioè l'emergenza sanitaria, psicologica, e adesso è entrata già da un po' di tempo l'emergenza economica, no? Che sì, ma sicuramente. Questo, la scuola è veramente una cosa che può riprendere a settembre. È marginale, sì, ma è marginale anche come importanza, cioè non stanno, secondo me, adesso io non è che faccio questo discorso come vittimismo perché non mi interessa niente, cioè poi voi mi conoscete, io faccio quello che sento giusto fare, però stanno veramente, hanno così in generale già sempre sottovalutato il ruolo dei docenti e non si rendono conto della mole di lavoro che abbiamo. Noi adesso. Ma guarda, io posso dirti questa cosa, nel senso, questa è la mia personale opinione, e secondo me c'è una sottovalutazione dell'ambiente scolastico in questo momento a livello di informazione, perché poi in realtà i bambini non vanno a scuola solo per, come dici tu, occupare un tempo che è obbligatorio fare, cioè banalmente per loro è un luogo di espressione dove imparano, dove fanno, si muovono, esercitano, è il loro mondo, parliamoci chiaro, perché poi in realtà io dai ricordi che ho da bambino, se mi devo connettere a quando ero piccolo, il mio mondo era la scuola, sì certo erano i miei amici, ma tutto ruotava intorno ai miei compagnucci, alle robe, quindi voglio dire, anche a loro se, come dire, è stata tolta questa roba qua, no? Sì, mi sento parlare un po' poco, io personalmente, non è una polemica, è vero. Ma un pochino... È vero, è vero, fatti, guarda, la scuola ha due, vabbè, lo sappiamo tutti noi, ha due aspetti, quello aggregante, educativo, sociale, tutto quello che vuoi, affettivo. Quando si apriva la chat dei nostri incontri su Meet, mi mancate tutti, vi voglio bene. Questi erano i messaggi dei bambini. Certo. Erano i messaggi dei bambini, capito? Cioè, mi fa un po' emozionare ricordarlo. È una cosa bella, è una cosa bellissima. Ma a proposito di questo, Patti, visto che stiamo andando verso la chiusura,
Vuoi lasciarci un po' una testimonianza, qualche aneddoto che in questo periodo appunto i tuoi bambini, come ci hai anticipato, ti hanno portato, i vostri bambini della scuola, insomma, perché penso che loro poi, anche se piccoli, stiano dando il loro piccolo contributo anche rispetto a dire, oh, siamo qua. Esatto. Senso, no? Sì, volevo proprio finire con... Finiamo questo incontro nel modo in cui era partita tutta questa situazione di emergenza, quando i primi giorni in cui era partito il famoso hashtag andrà tutto bene, no? Allora io ho cominciato a far vedere la foto del mio cartello che avrei messo sul mio balcone, sì, con l'arcobaleno e la famosa scritta, e da lì sono arrivate le foto di tutti i bambini della mia classe con questo... Con questo cartello. Ce l'hai da farcele sì, vedere? Ce le ho. Fammi vedere se riesco a recuperare. Ditemi se si vede. Ho fatto un collage di alcuni. Sì, si vede, vedi, si vede, si vede. Ecco, questi sono sì, all'inizio c'era questa. E questi sono altri. Belli, belli. E poi, vabbè, diciamo che il giorno in cui ho messo il mio, questo è il mio sul mio balcone. Sì. Sì. Ecco qui veramente mi sono un po' emozionata, erano i primissimi giorni in cui veramente eravamo tutti davvero in crisi marcia, ma veramente allo sbando totale, e sono sul balcone che appendo questo cartello. Dall'altra parte della strada c'è una villetta con un giardino enorme, con tante piante, quindi queste piante enormi coprivano completamente il balcone di questa villetta. Io appendo il cartello e mi sento chiamare fortissimo, in un silenzio di tomba perché non c'era in giro nessuno. Ciao Maera! Fortissimo! Era Egla, che tu conosci bene, Franci. Allora io so, perché sapevo che abita lì, allora anch'io come una cretina, ciao Egla! Ma cioè, così in un silenzio tombale, no? Noi che parlavamo da balcone a balcone, mi ha visto che appendevo il cartello e quindi insomma mi ha veramente emozionato tantissimo questa cosa. Ho detto, ma tu guarda, se doveva capitare una roba del genere, dover arrivare a questa situazione. Sì. E niente, insomma, quindi io poi ho fatto un bel collage, come avete visto prima, di tutti i vari cartelli che hanno fatto i ragazzi, e ho detto loro: ragazzi, dai, andrà tutto bene, ci troveremo presto e sicuramente saremo migliori di prima. Ma certo, poi magari con tutti questi cartelloni, infatti, quando si riaprirà, sia quest'anno o l'anno prossimo, si potrà anche creare un ricordo, no? Qualcosa di nuovo. Sicuramente, sì, perché penso che passeremo nella storia, no? Della scuola. Certo. Questa, sì. In generale penso che sia un momento storico. Che dico questa, poi non so se nei tempi ci stiamo o meno. Sì, noi quest'anno nella nostra scuola avevamo, ecco, anche di questo ero referente del progetto Murales, perché siccome la nostra è una scuola un po' vecchiotta e datata, volevamo rallegrare i corridoi con dei murales, no? Con dei dipinti, e ne avevamo cercati alcuni, tra cui una bella faccia molto moderna, in po' parte di Dante Alighieri, perché la mia scuola si chiama Dante Alighieri. E quindi vorrà dire che in un angolino metteremo anche tutte questi cartelli con l'andrà tutto bene. Ah, certo. Quindi, parte faremo un murales molto speciale. Beh, guarda, ti dico la verità, giusto per chiudere, sono comunque sempre aneddoti belli, perché poi fanno venire fuori il valore che hanno gli insegnanti sui ragazzi, no? Perché noi da professionisti che arriviamo e lavoriamo da fuori, dicevamo anche oggi che ci accorgiamo quando un insegnante ha una marcia in più ed è sul pezzo, lì fa proprio una grande differenza su tutta la didattica per me di un bambino. Anch'io, guarda, da ricordi di bambino, oramai un po' lontanucci, però ho sempre bene in mente le mie insegnanti, quello che mi hanno regalato, e ancora le insegnanti che mi hanno dato qualcosa di bello, io le porto ancora nel cuore, quindi non è buonismo, ma è vero, è reale. Cioè, no, è realtà. È fatta di persone, mannaggia, no? Non è fatta Sì. Oramai, cioè, poi quando vivi questi ragazzi tutte quelle ore, tutti i giorni, oramai poi solo lo sguardo ti intendi, no? Infatti la prima cosa che dicevo io al primo video che ho mandato a casa ai ragazzi, ho detto: ragazzi, mi sembra stranissimo essere qui a parlare con nessuno, non vedere le vostre facce che mi fanno capire, maestra, questa roba non l'ho mica digerita, me la rispieghi ancora, no? Certo. Però, certo.
Questo è. Bene, bene, Patti, grazie di essere stata con noi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa a questo incontro. Veniamo duro, viva l'Italia, cosa vi devo dire? Cioè, cerchiamo di stare bene tutti e vediamo, speriamo di riabbracciarci presto. E... Succederà. Cerchiamo di essere positivi soprattutto e è nulla, io auguro il bene a tutti, ecco. Soprattutto grazie tanto di essere stata con noi e noi diamo l'appuntamento a tutti quelli che ci seguono domani alle, sempre alle 18 incontreremo Vittorio Negretti, la psicoterapeuta con cui parleremo proprio invece della cura del sé, del trauma, di come stiamo noi in questo momento. Grazie ancora allora ragazzi. Grazie a voi ragazzi. In bocca al lupo per il lavoro e poi ci sentiamo. Grazie a tutti quanti. Sicuramente, ciao. Volevo vedere un attimo due... arca misera, due commenti all'ultimo. Domani. Roberto dice: ma ci sarà un sei politico per tutti? Ripeto, questo non lo so, non credo, perché qualche commento fuori circolari della ministra aveva detto che non si parla di sei politico, quindi sicuramente quindi non sarà così. Non sarà però, così. Dei criteri specifici sulla valutazione, come dicevo prima, ancora li dobbiamo ricevere. Quindi noi ce li stiamo ponendo, tutte le scuole se li stanno ponendo al loro interno, ma da quello che sento anch'io nessuno ha parlato di sei politico. Da una parte meno male, dai. Ci sta. Grazie a tutti, ciao anche a voi. Buona giornata, ciao. Ciao a tutti, a domani. Ciao.